Il Comitato per la Qualità della Vita, sotto l'egida del Presidente, il Professor Carmine Carlucci, ha promosso una serie di eventi per celebrare la giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Tra questi, ricco di significato e particolarmente emozionante, è stato un momento di confronto nell'Aula Magna dell'Istituto Pacinotti di Taranto, durante il quale c'è stato il ricordo dei caduti di Nassiriya. L'auspicio è che gli studenti possano approfondire, così come l'appello lanciato dal ministro Valditara, possano approfondire queste problematiche, questi momenti storici che forse non troviamo nei libri, ma che in realtà fanno parte della storia del nostro paese e, perché no, la storia dell'Europa e del mondo. È un'occasione per i nostri studenti per essere informati sulla storia del nostro paese, in particolare sull'attività delle forze armate in missioni di pace. Sono numerose le missioni di pace che sono state compiute, e molte di queste hanno visto il sacrificio anche di vite umane, in particolare nell'episodio grave dell'attentato a Nassiriya. È un'occasione quindi per prendere coscienza che il dettato della nostra Costituzione, nel quale si ribadisce che l'Italia ripudia la guerra come metodo di risoluzione dei conflitti fra i popoli, viene ad essere attuata impegnando le forze armate in queste missioni di pace. Dopo un omaggio ai caduti sulle note della banda musicale del liceo Archita, di fronte al cippo dedicato agli eroi di Nassiriya, gli studenti hanno partecipato alla conferenza Le missioni internazionali dell'arma nella dimensione storica, tenuta dal comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Gaspare Giardelli, che ha sottolineato come alcuni eventi storici portano con sé un dovere di formazione, ovvero la trasmissione di valori alle nuove generazioni. Sicuramente un ricordo doloroso, ma è soprattutto un ricordo che ci porta a rinnovare anno dopo anno l'impegno che quei carabinieri, che quegli italiani hanno messo in favore di popolazioni in aree di crisi, e quell'impegno che purtroppo li ha portati al sacrificio estremo. Quell'impegno oggi qui noi lo rinnoviamo davanti agli studenti e lo rinnoviamo proprio in ricordo dei nostri caduti, il cui sacrificio non deve essere vano, ma deve essere proprio uno sprone a fare sempre di più, sempre meglio in favore degli italiani e di tutte le comunità che hanno bisogno del nostro aiuto.